Bene, salve a tutti, di nuovo un altro appuntamento di Sport Corner, il nostro programma che va in onda su Telegalatina Web TV. Un saluto a tutti i telespettatori che seguono questo programma. Bene, iniziamo subito con i nostri risultati dalla Serie D alla seconda categoria. Partiamo subito con la Serie D. Questi i risultati: Fondi Bisceglie 1-1, Francavilla contro Francavilla Insigni 0-1, Manfredonia Gallipoli 1-0, Marcianisa Isola Liri 1-1, Nardò Aprilia 2-0, Pomigliano Picerno 2-2, Potenza San Severo 2-1, Serpentarra Torre Cuso 2-2, Taranto Turris 1-0. Bene, vediamo subito la classifica. Vediamo sempre il Francavilla Fontana 52 punti, primo in classifica. Segue Nardò 50, Taranto 48, Francavilla Insigni 44, Fondi 42, Bisceglie 38, Pomigliano 37, Potenza 37, Turris 35, Torre Cuso 34, San Severo 33 punti in meno con 2 punti di penalizzazione, scusate. Marcianise 33, Isola Liri 33, Manfredonia 31, Serpentara 27, Aprilia 22, Picerno 19, Gallipoli 17 punti, ultimo della classifica della Serie D, girone H. Bene, andiamo avanti. Campionato di eccellenza, girone unico. Questi risultati: Casarano e la Staranto 3-0, Castellaneta Trani 0-2, Gravina Altamura 2-1, Grottaglie Mola 0-1, Leverano e Barletta 1-1, Locrotondo Bitonto 1-0, Mesagne Vieste 0-0, Molfetta Novoli 2-3 e Otranto Bisceglie 0-1. A zero. Bene, vediamo subito la classifica per quanto riguarda questi risultati dell'eccellenza. Gravina con 59 punti, primo in classifica, Casarano 53, Altamura 51, Barletta 51, Vieste 49, Trani 42, Mola 39, Novoli 37, Bisceglie 34, Leverano 34, Bitonto 32, Locrotondo 32, Molfetta 32, Otranto 31, Mesagne 31 e la Staranto 27, Castellaneta 19, Grottaglie 16. Bene, andiamo avanti. Risultati della promozione Girone B, dove gioca il nostro Pro Italia Galatina. Ieri Galatina ha vinto 1-0, dove ha sbarcato, diciamo, il nuovo allenatore Beppe Mosca, con una vittoria. Questi 3 punti ben guadagnati. Bene, andiamo avanti allora. Risultati della promozione Girone B: Avetrana Fasano 5-0, Carovigno San Vito 0-0, Galatina Tricase 1-0, Galatone Lizzano 1-1, Ostuni Manduria 4-3, Racale Leporano 2-1, San Giorgio Maglie 1-0 e Uggiano Leverano 1-2. Bene, vediamo subito la classifica. Vediamo l'Avetrana sempre primo in classifica con 50 punti. Il Galatina si distacca di 5 pun 10 punti, scusa, 5 punti, scusate, 45, Leverano 41, Tricase 39, Manduria 38, Uggiano 37, Fasano 36, Maglie 34, Galatone 29, San Giorgio 29, Lizzano 28, Ostuni 27, sempre con 1 punto in meno di penalizzazione, il Racale con 24, San Vito 23, Leporano 16 e il Carovigno con 15 punti, ultimo della classifica. Vi ricordo che il Galatina domenica prossima gioca con il Manduria Sport fuori casa alle ore 15. E poi alla fine vi dirò una novità, insomma, del nostro palinsesto settimanale della Web TV questa settimana, giusto per dare un po' di esalto a queste ultime partite, insomma, per quanto riguarda il Pro Italia Galatina. Bene, andiamo avanti. Allora, risultati della prima categoria. Subito Campi Minervino 1-0, Capodileuca Racale 1-0, Matino Soleto 3-3, Porto Cesario Ruffano 2-1, Propatria Veglie 0-1, Sanarica Sogliano 1-1, Scorrano San Pietro Vernotico 2-1, Ugento Radeo 2-0. Vediamo sempre la classifica: primo in classifica sempre la Radeo con 50 punti, Ruffano 47, Veglie 38, Porto Cesario 37, Ugento 37, Racale 36, Minervino 36, Capodileuca 30, Soleto 29, Campi 28, Matino 25, Propatria 21, Sogliano 17,
San Pietro Vernotico 11, Scorrano 11, Sanarica 10. Ultimo della classifica. Bene, con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima per quanto riguarda i nostri risultati della nostra trasmissione Sport Corner. Vi ricordo comunque che domani sera alle 23:30 una novità del nostro palinsesto della Web TV andrà in onda la partita del Galatina col Tricasa. L'abbiamo registrata tutta, insomma, voglio fare questo regalo, insomma, per quanto riguarda il nostro calcio, insomma, salentino, perché insomma vale pure la pena, no? Vedere insomma la propria squadra della propria città e come gioca, farla vedere un po' dappertutto. Va bene, con questo vi saluto. Un'altra cosa, domani sera 23:30 per quanto riguarda la nostra partita registrata domenica, ieri 28 di febbraio 2016 contro il Tricasa. Pro Italia Galatina Tricase 1-0. E giovedì sera alle ore 21 circa, di nuovamente un'altra replica per chi vorrebbe vederla sul nostro palinsesto della nostra web TV Telegalatina. Bene, un saluto dal sottoscritto, alla prossima settimana con un altro appuntamento di Sport Corner.